presso la Sala Margherita nel cuore del centro storico di Crotone. Fino al 18 dicembre sarà possibile visitare la mostra del collettivo Sprat Art, presente sul territorio da molti anni come luogo di condivisione di spazi, idee ed arte. La mostra è impreziosita dalla ricerca di equilibrio di Mario Carnet, che compone opere con le pietre della spiaggia. Un collettivo di artisti, ma perché avete deciso di fare questo? Allora, abbiamo deciso di fare questo, a parte che è diversa da tutte le altre mostre che abbiamo sempre organizzato, mi spiego, nelle altre esposizioni abbiamo sempre invitato gli artisti e abbiamo lasciato tutta la libertà possibile di portare le opere a loro piacimento. Invece questa è stata proprio pensata, l'abbiamo pensata ed è nata da una scultura di Mario Carnet, dell'artista Mario Carnet, per questa ricerca dell'equilibrio che lui fa con queste pietre. Quindi abbiamo deciso di invitare e di selezionare le opere di alcuni artisti che hanno accettato volentieri questa nostra richiesta e hanno appoggiato il nostro progetto, di varie tecniche. Ci sono opere pittoriche, fotografiche, tecniche della serigrafia, delle incisioni, e quindi abbiamo pensato di metterli intorno a questa scultura di Mario Carnet proprio per dare un messaggio unico. Naturalmente le opere sono in relazione l'una con l'altra. E il messaggio è quello di dire l'importanza delle differenze e di creare un equilibrio corale. E vi è anche un omaggio al pittore Garufi. Vabbè, l'omaggio al pittore Garufi c'è sempre, anche perché lui è membro fondatore dell'associazione Sprat Art e quindi è sempre con noi. Quindi ogni volta che faremo una mostra ci sarà sempre il maestro Garufi. A tal proposito, quali sono gli intenti dell'associazione Sprat Art? Vabbè, gli intenti sono di fare sempre delle mostre qui, precisamente nel territorio crotonese. E naturalmente ogni volta saranno invitati artisti diversi, a parte quelli dell'associazione Sprat Art, inviteremo sempre artisti nuovi per dare spazio a tutti. Ma che cos'è questa ricerca di equilibrio? Aggiungere un senso di pace, appunto, utilizzando l'arte in generale. Anche un pittore, quando si esprime con le sue pennellate, esprime una forma di equilibrio, di pace, è contento di quello che fa. Al tempo stesso l'arte, che appunto il bilanciamento delle pietre, riesce a fare questo, riesce a centrare la persona. Sono diversi anni che l'artista Mario Carnet è sulle spiagge di Isola di Capocolonna. Sono 20 anni che pratico quest'arte, ormai è diffusa a livello globale, in tutto il mondo viene praticata. Io sono conosciuto anche in tutto il mondo perché appartengo a tutti i gruppi che si occupano di quest'arte in generale e altre forme d'arte. È appunto un messaggio di pace, di armonia. In questo momento ormai che viviamo, che pace e armonia ce n'è ben poca. Dopo 20 anni chi è Mario Carnet? Come è maturata la sua esperienza artistica? La mia esperienza artistica è sempre maturata appunto in altre forme d'arte, oltre allo stone balancing. Io creo dei quadri utilizzando sempre la sabbia o dei pezzi di conchiglie, o appunto un pigmento, l'ocra, che si trova nelle nostre montagne d'argilla. Creo questi quadri cercando di usare sempre appunto delle cose naturali che non devi comprare, e con quelli crei arte. E da anni di questo collettivo fa anche parte Piero Cuomo, e quest'anno vi è una realizzazione di un abito da sposa contro la violenza sulle donne. Un abito rosso contro la violenza sulle donne, una cosa che io faccio sempre, e più delle volte con l'associazione abbiamo portato anche fuori questa idea, dove si parla, di solito si parla delle donne, di questa violenza, e si affronta. E io infatti mercoledì presenterò questo vestito, dove ho vinto un concorso internazionale sempre dedicato contro la violenza alle donne. E l'associazione infatti, i membri sono più donne che uomini. È una cosa bellissima perché si va tutti d'accordo. Poi c'è quest'artista bravissimo dell'equilibrio, è una cosa molto bella. E la presenza di Piero Cuomo è la testimonianza che l'arte non è solo pittura o scultura, ma anche dalla stoffa può nascere la bellezza. Assolutamente sì. Io penso che da tutto possa nascere un qualcosa o un'opera d'arte. Poi dipende dall'artista o dalla persona che va a cimentarsi nel fare le cose.
Naturalmente noi ringraziamo sempre, in ogni qualvolta facciamo qualcosa, il maestro Garufi.